ci fu un pallone che andò negli scogli di là e noi in attesa di questo pallone eravamo tutti alla rete, così sfiniti ci si aggrappava alla rete e venne un nostro amico che si chiamava Pannunzio, si guardò intorno così, poi dice: oh ragazzi, dice, fra un'ora vengo, vi libero tutti. Fece il gesto. Il periodo in cui i livornesi sono riusciti a ricostruire Livorno, io l'ho vissuto perché ora ho 80 anni, sicché insomma, quel periodo lì giovanottino ero e tutti si è contribuito, chi in un modo, chi in un altro. Allo stadio ci andavo a piedi a fare gli allenamenti e l'estate venivamo, si chiamava all'acquario e venivamo da... Si faceva le orse da Coteto, tutta la via Montebello si arrivava lì. È stato attaccati dietro a filobus qualche volta. E ci si arrangiava. Gli impressionisti hanno sempre avuto paura dei macchiaioli, di fare un incontro diretto di tutti e due, perché i macchiaioli hanno una grande luce e loro sono sfaldati nella luce. Cos'è che manca a Livorno? Manca la cultura di sapere quello che siamo. Abbiamo perso, come livornesi, questa voglia di voler bene alla nostra città. Siamo nati in via Terracina e si andava a prendere l'ECA col bussolo. Allora a quei tempi lì erano corte. Allora arrivava questa pentolona e ci davano da mangiare tutti. Poi veniva il fantolino perché la notte andava via, andava a pescare. E veniva le scee, a Tuffierone si dice. Quando si poteva mangiare? Allora si mangiavano, ma piattate, però mancava l'olio, mancava il burro, ci mancava tante cose. Però sì, posso dire che io in via Terrazzini sono nato lì e ci vorrei ritornare, perché io mangiavo e bevevo da tutte le parti, tramite la sua madre, andavo lì, mangiavo e bevevo, perché le porte erano tutte aperte. Oggi invece no, se casca una persona più ne se ne vanno. A Livorno all'età nostra, quando eravamo giovani noi, era tutta una mentalità diversa dai giovani di ora. Io vedo quasi un menefreghismo. Noi invece si guarda bene a Livorno. Vederla così, come hai detto te, una delle città più bombardate d'Italia. Io mi ricordo proprio, c'era la voglia di passare per strada e se c'era qualcosa e dava noia, l'iniziativa nostra si buttava magari un po' più là perché si passasse un po' meglio. Invece ora la gente passa, c'è un masso in terra, se ne fregano, lo saltano e vanno avanti e rimane sempre. Il livornese è buono, ma digerirlo è dura. Non era vero, perché il livornese era blu blu blu, poi non era più nulla, cattiveria c'era, sì, qualcosa, ma roba di poco. Il benessere del dopoguerra forse non è il portuale, il console, è il porto. Ecco, il porto ha generalizzato un certo benessere. Il porto è stato la fortuna per tutti e noi, io e mio fratello in particolare, se ne deve dire solo bene, anche perché l'abbiamo sempre seguiti. Per esempio, quando c'era il pacco dei portuali, te non sai cosa voleva dire un pacco dei portuali. Dopo la distruzione c'è sempre la costruzione e poi ogni persona c'era una conquista, e la bicicletta era una conquista, il motorino era una conquista. Se non guardavi i giovani di ora, io a volte dico: ma come, ma dove vanno quelli? Vanno a fare una litigata, vanno a fare una rapina. E loro invece qui, e noi queste cose eravamo educati anche forse in questa maniera lì. Mauro, te lo sai, io uscivo, andavo lì fuori un po' vestito bene, ci tenevo, mi faceva piacere. Quando ti vedevo te mi faceva piacere, vedevo lui là. Ora invece si va da tutte le parti uguale, o sposalizio o no, ci vanno le ciabatte, ci vanno... C'era un momento particolare, prima di tutto anche all'ippodromo ci si andava a cravatta. Noi siamo stati all'ippodromo
spesso ci si andava in giacca e cravatta, anche questi si andava all'ippodromo, se si vinceva poi si andava a bere qualcosa, uguale a Pancaldi. Andavamo a ballare il venerdì, c'era a venerdì chic, ci abbiamo più o meno partito, ci ho preso moglie, per cui ci sono stati degli ottimi cantanti, addirittura a livello mondiale. C'era una Livorno tutto sommato, sì, un po' becera per certi aspetti, che lo è sempre stato, perché ci piace anche, no? Un po'. Noi abbiamo tutti imparato a giocare per strada. La strada era la nostra palestra. È bene andare a Livorno perché a Livorno ci sono i bagni, che sono una realtà nazionale diversa dagli altri stabilimenti balneari in Italia, perché avevano tutti i bagni a Livorno avevano un campo di pallacanestro trasformato poi in gabbioni. Cioè, allora, negli anni 50, 50-51, vari amici ci siamo ritrovati sui bagni fiume. Inizialmente questo campo da pallacanestro è stato per noi, che giocavamo solo al calcio, l'ideale, perché capivamo che ci potevamo fare delle partite fra amici. Inizialmente questo gabbione era soltanto un campo di cemento, dopodiché, a parte che giocavamo tutti scalzi, dopodiché, siccome davamo fastidio ai bagnanti che intorno al gabbione all'ora di pranzo pranzavano e qualche pallonata la prendevano, il direttore, che era Piero Neri, decise di metterci una rete. Una squadra c'era sempre Capecchi e dalla parte là c'era sempre Armando. Però mi pareva l'ora di essere libero, stanco, morto, anche quando facevo festa, per dire, a Luna, essere lì per vedere se ci incastravo, anzi si faceva le corse per arrivare lì e entrare nel lotto praticamente titolare. Siccome fra noi alcuni erano bravini, altri erano amici con professioni diverse, qualche pallone andava in mare. Allora, per evitare questo, ancora sempre Piero Neri decise di mettere una rete e coprirla. E da lì è iniziata, diciamo così, la storia del gabbione. I gabbioni sono un'ora, si corre sempre tutti per tutta l'ora. Tenendo conto delle regole che vigevano già nel calcio, perché tanti si giocano, la mano, il rigore, si è dato un po' praticamente dei termini, il gol non si poteva fare da seconda metà campo, c'era queste situazioni che venivano mano a mano. Non è che si sono perfezionate, anzi sono rimaste, però poi... Per esempio, noi si andava a giocare, appunto, ti ho detto, a volte in altri bagni c'erano qualcosa già di diverso. In altri uguale, chi cambiava, chi si rimaneva sempre gli stessi, chi rigore batteva da 11 metri, chi da centrocampo, chi poi viveva in quel bagno lì e le espletava agli altri. Preferivo magari andare con lui, ma Armando mi mollava perché io picchiavo un po', vero Mauro? E allora Armando subito di... Quelli lì se li faceva scappare, è vero Capecchi? E Capecchi erano sfide tremende, insieme non giocavano quasi mai, però era sempre uno spettacolo. Venne Armando, era al lavoro, cioè, stasera abbiamo una sfida a Pancaldi, vennero la macchina dentro il porto, allora Armando, Lupo Balleri e lo Scottino, e io, quattro. Però noi al fiume si iniziava a quattro e si finiva a quattro, ma si trovò 50 persone, ogni momento cambiavano due, Girardi, Martinelli, ecco, e boh, comunque vada, si vinse 4-1 e Balleri, mi ricordo, sul rigore lo chiamavano, a quel tempo lì si diceva gay, Finocchio, e lui disse, ragazzi, tempo fa battevo tutte le vostre mamme, insomma.
di esterno sinistro, si mise il pallone, rimase anche attaccata alla rete così, perché il piede di Valeri, senza nulla togliere anche al buon piede del Capecchi e di altri buoni giocatori, era un buon piede veramente. 40 anni fa, se c'era uno che pesava 150 kg e era il primo giorno che veniva su Banni Fiume, io che facevo parte capitano di una squadra, lo prendevo subito per metterlo porta. In porta, perché tappava la porta. Ecco, il Picchi, perché io non giocavo 5.000, non perse 4.900 e l'ha vinto lui e il Picchi, però perché loro, ora perché c'è la bimba, perché loro erano stronzi, prendevano questo portiere, e a me mi davano un parrucchiere, il macellaio, lui che veniva di banca alle 2:30, vestitosi, perdevo 12-11, io facevo 11 gol, però l'ho perse quasi tutte. E Enrico, quando andò all'Inter, la fece costruire a Piano Gentile questa gabbia, perché l'aveva vista proprio sul mare a Livorno, perché poi dopo il 60 tutti i Bagni hanno costruito la gabbia a Livorno, l'abbonamento era con il gabbione compreso. Ecco. Armando c'aveva una varietà di parenti, un cugino, Mario Picchi, che era proprietario dei Bagni Roma. Loro avevano un rettangolino dentro il bagno dove ci giocavano a mestola. La mestola è un campo da tennis che invece di giocare con le racchette si gioca con una mestola di legno. Sì, sì, sì. Però mentre poi sui Bagni Roma, fuori dei Bagni Roma, fecero un campo proprio da mestola, cioè grande come un campo da tennis, mentre all'interno c'era uno spazio di 3 metri per 5. Siccome ogni tanto era murato e qualcuno ci giocava un po' a pallone, pensavano che quello... Dice no, il gabbione è nato a Bagni Roma, non è affatto vero. Non è che si giocava solo chi giocava a calcio. Noi avevamo degli amici, erano medici, erano studenti, qualcuno... E era tutta una rissa, chi per giocare portava il pallone, chi addirittura veniva un'ora prima. E noi proprio ci piaceva, era nostra dentro di noi che... Io veramente a volte mi struggevo per arrivare, per non essere il nono, perché si facevano subito. È tardi, è vero, e rimanevi fuori. Sì, nel gabbione ci sono anche dei non professionisti che non hanno giocato, non hanno giocato ad altri livelli, che però sono più bravi di altri, e ci sono anche dei professionisti che sono bravi. Non tutti i giocatori di calcio sono dei bravi giocatori di gabbione. Giuseppe è stato un pessimo giocatore, cioè io sto un porto e piglio le pallonate. Questo è quello che ho sempre fatto. Con un po' di foga, no? Davi magari una botta, uno andava di gropponata nella rete, questo qui rimaneva grigliato, se gli veniva gli stampini sì, dietro. Vent'anni si giocava, ci siamo divertiti sempre, qualche uno si rompe ogni tanto, allora c'è un avvicendamento. In tutti questi anni che si è giocato, che non è che si è giocato soltanto nell'età del calcio, si è continuato anche in seguito. Fra noi non c'è mai stato una volta che qualcuno di noi si sia litigato. Se io avessi agguantato uno per la maglia, mi sarei sentito il peggio essere della terra, perché Dio, non sei buono a rincorrere quello lì, datti una patta. Prima di tutto perché era semplificata al massimo. E poi c'era un'etica, ad esempio, mai la gomitata, mai la gomitata, mai la nostra. Ma c'era 500-600 persone sopra le cabine e intorno alla rete. Ma 500-600, ma non ti dico una bugia. Te non credi, ma con le donne e con i bimbi piccini, noi andiamo a far bagno, le mamme o i bimbi piccini venirci dietro per venire al trampolino dove ci si buttava, che sentiva l'ultimo punto. Ma te allora, era un bagno particolare. Un'ora dopo, da una parte di una piscina, c'era 3.000 persone a vedere la pallanuoto di Serie A. La sera alle 5 c'era Libertas contro la Borletti. La notte c'era Mangiarotti contro Di Rosa. E quelli portavano anche Armando, ma portava un amico, lui era uno famoso, perché era Burnici.
Guarneri, si è detto Sarti, che Sarti era portiere e giocava meglio anche degli altri. Domenghini, Suarez, cioè, c'è le foto lì. Quando venivano nel Gabbione, scusa, ma ormai, sì. Cioè, non erano quelli dell'Inter. Era come quell'altro. No, o sì, comunque giocavano anche peggio di noi. Spesso, quasi sempre si vinceva noi. Ma ci sono campioni di pugilato olimpionici, cannottieri olimpioni, schermitori non ne parliamo, Fra Di Rosa, Montano e compagni. No, ma non è facile. Cos'è che manca a Livorno? Manca la cultura di sapere quello che siamo. Secondo me non c'è una città al mondo che ci abbia quantità di sportivi nazionali. Io penso anche per le origini, perché siamo un misto di razze. E vedo che anche in America, che sono un po', diciamo, nelle stesse, sono state nelle stesse, anche là c'è campioni fenomenali. Nel proseguo della gabbionata, da generazione a generazione, la prima generazione ha continuato a farla come nel 50, senza mai darsi una pedata o agguantare l'avversario. Le gabbionate successive hanno, siccome le giocavano, insomma, l'hanno cominciata a giampo tutti, chi ne sapeva un po' meno cercava di arrangiarsi e qualche volta anche con qualche cattiveria. Fra noi, se è accaduto qualcosa, è accaduto per disgrazia, mai per volontà. Prima, più uno era meno bravo, più volentieri entrava nel gruppo. I tornei proprio dallo Scoli della Regina fino agli ultimi Bagni Roma, e c'era il campionato di Bagni, erano anni, penso, perché giocava Guidi e Bianchi da pallacanestro, poi giocava il Porri, Gabella in porta, io e Vincenzo Russo, erano anni 70. E il primo trofeo si vinse noi dei Bagni Fiume contro tutti i Bagni di Livorno. È cambiato un po' tutto, via, è cambiato anche il mondo del calcio. È che, per esempio, quando un attaccante nostro faceva gol e ci si abbracciava quello che c'era più vicino, ora pigliano le volate, montano addosso, tutto. Che tutti gli ossi strano, quello fa così, quell'altro fa così, quello fa la lingua così, di fuori. La lingua di fuori, ma io ci. Noi abbiamo raccontato le cose con semplicità, proprio per farti capire come eravamo, ma anche come siamo. Perché per certe situazioni il nostro sentimento, il nostro modo d'agire, il nostro modo di comportarsi, dice lui, no? È sempre così. Il nostro benessere era quello di essere livornesi. Aiutarsi l'un con l'altro, sì, le tiravi, sì, poteva essere, poi detto, ti sciacquavi e poi si andava, si beveva, era finito tutto. Cioè, il Politeama, l'Arlecchino e Cenciale facevano due film alla volta. E c'era anche Varietà ancora? No, Varietà grande, La Gran Guardia. Anche un po' il Politeama. E come funzionava? C'era solo il Varietà o facevano anche il cinema? No, cinema e Varietà. Il Varietà veniva Walter Chiari, due serate. C'era anche il cinema Varietà. Sì. Livorno ha avuto, dopo la guerra, ha avuto lo slancio economico perché esisteva il porto. Negli anni 80, dagli anni 80 in poi, che è decaduto un po' quello che era il lavoro del porto, è cascata anche la città, di conseguenza anche su tutta la società ha avuto dei cambiamenti, perché questi personaggi che hanno parlato, che hanno raccontato di quello che hanno raccontato, non c'è quasi nulla, cioè è una città abbandonata a livello culturale. Dicevano che c'erano d'inverno, c'erano gli spettacoli, si andava a vedere la prosa, c'erano dei concerti, ci si metteva di festa per andare a vedere la corsa dei cavalli. Cioè c'era un modo di vivere tutto diverso di quello che è la società, non è di Livorno, diciamo che è a macchia d'olio in tutte le città e in tutti i paesi, cambia proprio il modo di vivere. Qui abbiamo avuto la fortuna della luce da fattori, poi c'è nato i macchiaioli a Livorno, perché
abbiamo un contrasto di luce favolosa. Se allora si... basta vedere qui. La mattina presto sembra essere un teatro. Lo Spagnolo gli disse una volta alla televisione, dice: lo stoccafisso lo sapete, è buono, lo conoscete, sì. Il livornese è buono, ma digerirlo è dura.